Cari amici, buona giornata, buon sabato 12 marzo. Concludiamo con questo momento di preghiera, questo percorso che ci ha accompagnato questa prima settimana di Quaresima, tempo di preparazione alla Pasqua. Invochiamo il dono dello Spirito, preghiamo, o Spirito Santo, vieni ad abitare in me. Purifica il mio cuore da ogni egoismo e chiusura. Infondimi la tua gioia che libera da nocive tristezze. Fa morire in me l'uomo vecchio e rinascere l'uomo nuovo, a immagine di Gesù, il più bello tra i figli dell'uomo. Amen. Ascolteremo parole intriganti, Gesù che invita ad amare i nemici. Un appello che ha un'attualità unica. Ascolteremo e ci lasceremo interrogare profondamente da queste parole di Gesù. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale farà sorgere il sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ecco il modello del vero discepolo impegnato nell'amore, il Padre. Che ama tutti, offre i suoi doni indistintamente a tutti. Sappiamo che nell'Antico Testamento c'era l'obbligo di amare soprattutto quelli della propria famiglia, della propria tribù, del proprio popolo. Alle volte c'era una opposizione netta tra gli appartenenti al popolo di Israele e gli altri. Avvertiti e trattati spesso come nemici da combattere. La grande novità del Vangelo di Gesù è proprio questo appello ad un amore universale, non solo amare tutti, ma addirittura amare il nemico. E questo amore al nemico ha lo scopo di conquistare il nemico alla vera vita umana. L'amore che conquista il nemico perché il nemico cambi, si converta e ritrovi la bellezza del vivere, lui pure amando. Questo è lo scopo, questa è la finalità. Ora, se questo è già difficile tra persone, immaginate come è difficile tra popoli. Eppure non possiamo strappare questa pagina del Vangelo, questa pagina di Vangelo. È lì a interrogarci, a ispirare la nostra creatività, a obbligarci a inventare soluzioni nuove di fronte a problemi antichi, come è la guerra, come è il rapporto con i nemici. Siamo invitati ad avere la creatività dell'amore. Come concretamente? Beh, dobbiamo inventarlo. E noi siamo dentro un momento difficile della storia della nostra Europa, e però questa pagina del Vangelo non va trascurata nel tentativo di dare soluzione ai problemi che stiamo vivendo. Anche il nemico va, diciamo così, amato nel senso che non va
distrutto, va avvicinato e va trattato come persona che possa ritrovare la sapienza della vita, la saggezza della vita, la verità delle cose. Come questo possa avvenire, lo affidiamo al buon Dio, alla preghiera e alla creatività dell'amore delle singole persone e dei singoli popoli. Capisco che sono parole un po' così, incerte nella loro concretezza, ma grandi ad ispirare atteggiamenti di fondo. Anche qui credo che valga la pena che le viviamo noi, che noi rivisitiamo i rapporti che abbiamo con tutti e se abbiamo dei nemici tentiamo di applicare noi ai nostri nemici questa parola così ispirata, così nuova, così radicalmente diversa da quelle che normalmente sentiamo sulle nostre relazioni interpersonali, umane, tra persone della stessa, appunto, umanità. Ci salutiamo anche oggi con la benedizione del Signore, della quale c'è estremo bisogno. Diciamo, il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon fine settimana e buona seconda prossima domenica di Quaresima. E arrivederci.